Allora darei il benvenuto, herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar, das den Titel trägt Die korrekte Nutzung des Internets. Allora, oggi parliamo del uso corretto dell'Internet. Sembra un po' banale il titolo, però non è così. Es ist so, dass wir uns ja immer wieder gerade in dieser Zeit, die sehr schnelllebig ist und wo es ganz viele Veränderungen gegeben hat, gerade in diesem letzten Zeitraum der Monate, wo sehr viel auf soziale Medien umgestiegen wurde, wo auch gerade im Vereinswesen vieles umgestellt wurde, dieser Nutzen des Internets, der sozialen Medien immer wichtiger wird, aber auch äußerst umfangreich diskutiert wird und wo es den einen oder anderen auch problematischen Zwischenfall gegeben hat, wo es jetzt wirklich darum geht zu schauen, was ist angebracht und was ist angemessen. Allora, noi abbiamo notato nel nostro piccolo mondo anche dell'associazionismo che non sembrava tutto così facile e scontato, c'erano parecchie difficoltà e questioni anche collegate a questo nuovo modo di lavorare, di affrontare le tematiche nella propria realtà, proprio in questo ultimo anno. A partire da questa pandemia che comunque ha scombussolato e cambiato tantissimo nelle varie realtà, ma non solo nelle piccole associazioni, anche nelle federazioni e soprattutto anche nel contatto con le pubbliche istituzioni. Wir werden dieses Thema der korrekten Nutzung und der Vorschläge, Ratschläge, wie man sich auch in dieser Welt bestmöglich zurechtfindet, immer wieder aufgreifen. Wenn Sie sich erinnern, haben wir auch in unserer Mediathek für diejenigen, die es verpasst haben, auch einen Beitrag eines Akademiegesprächs veröffentlicht, wo wir auch über die Nutzungsrechte gesprochen haben. Già nel mese di gennaio abbiamo affrontato con un avvocato la questione del corretto uso anche di immagini, di citazioni, di tematiche che sicuramente tutti noi affrontiamo nel nostro mondo e dove abbiamo posto delle questioni molto interessanti. Und da wäre jetzt auch ein bisschen ein Aufruf an euch alle. Das ist ein Thema, das die Menschen und die Vereine sehr bewegt. Wenn hier Fragestellungen auch kommen zum Nutzen und zur Möglichkeit, auch damit es nicht zu einem Datenklau kommt oder zu einer Situation, wo man sagt, da könnte jemand auch beanstanden, dass man irgendetwas genutzt hat, was nicht abgesichert ist. Auch das sind Themen, die immer wieder uns bewegen und da wir uns oft auch in einer Grauzone befinden, ist es gut, hier besser abgesichert zu sein und eben diesen Fragen nachzugehen. Das ist jetzt ein Schwerpunkt, also wie Sie sehen, der uns beschäftigt und sono molto felice di avere qui Massimiliano Anzil, che abbiamo conosciuto quest'anno già in un'altra occasione, quando abbiamo parlato di PEC e SPID. E lui è docente presso un nostro partner alla CEDOX, ringrazio tantissimo per questa collaborazione, e abbiamo visto che è una tematica che riguarda anche i nostri amici di CEDOX e abbiamo approfittato di tematizzarlo anche qua al CSV perché è stato richiesto da varie associazioni e il bello è da vari campi del mondo dell'associazionismo. Abbiamo effettivamente presenti oggi rappresentanti del sociale, della cultura, della formazione, della protezione civile, della cooperazione internazionale e anche dell'ambiente e di altre tematiche come l'agricoltura sociale. Ein Thema, das uns also beschäftigt und wir werden das heute auch aufzeichnen. Massimiliano Anzil wird in italienischer Sprache vortragen, aber er spricht so, vi chiedo anche di intervenire se non capite qualcosa e faremo poi una traduzione delle slides anche in tedesco. Come uso, ritrovate dopo un paio di giorni tutto sul nostro sito sotto Mediathek Videothek, wo ihr erstens einmal die Veranstaltung nachhören könnt und dann werden wir auch die Unterlagen eben zur Verfügung stellen. In questo senso, siamo curiosi, Massimiliano,
della tua visione, come ho detto, devono essere anche consigli al centro della tematica. Faremo così come è già uso da noi, sarà un'ora, 60 minuti di relazione e poi avete la possibilità di fare delle domande. Raccogliamo naturalmente anche le domande, also nach rund einer Stunde gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wenn aber die Fragen heute noch nicht präsent sind, sonst erst in den nächsten Tagen kommen, bitte jederzeit uns die Fragestellung zukommen lassen, damit wir dann darauf auch antworten können. In jedem Falle werden wir auch Frage und Antwort in den Mittelpunkt unseres Beitrages stellen, der dann eben auch immer wieder an uns weitergereicht wird. Es gibt ein Problem mit dem Audio. Haben Sie Probleme mit dem Audio? Oder ist es nur eine Person? Sentite bene? C'è stato un momento in cui è saltato un attimo, signor Soez, ma... Adesso va meglio? Sì. Adesso va meglio, perfetto. Se no, protestare... e farsi vivi, noi siamo qua come una famiglia, intervenire subito. Passo la parola a Massimiliano, grazie della sua disponibilità e ci sentiamo dopo per l'approfondimento. Grazie mille, intanto saluto tutti, grazie di essere qui. Io ho preparato una carrellata, come si dice, di slide per capire un po' di più come comportarsi nell'internet del 2021 ormai. Perché è cambiato molto, soprattutto come appunto diceva il presidente Sites, dall'arrivo del Covid è cambiata molto la questione internet e purtroppo, adesso non voglio spaventarvi, però visto che oggi parleremo soprattutto di questioni soprattutto di sicurezza o qualche consiglio anche per evitare truffe e quant'altro, sono aumentate tantissimo, si parla di un 150-180% le truffe online, sia per quanto riguarda persone comuni come me, come voi, quindi nel privato, sia per quanto riguarda aziende, associazioni e quant'altro. Quindi purtroppo, come ci sono persone malintenzionate fuori dal computer, ci sono anche dentro. È il mondo nel quale viviamo e dobbiamo un attimino saperci difendere. Adesso io condivido lo schermo così potete vedere la mia presentazione. Adesso non ho fatto chissà quali calcoli, ma insomma in un'oretta dovremmo riuscire a cavarcela. Se voi avete qualche domanda potete anche bloccarmi, non c'è problema, se no aspettate la fine e andiamo a rispondere a tutte le domande che avete. Se vi dovesse venire in mente, ho sentito che l'ha detto anche il presidente Sites, qualche domanda domani, non c'è problema, alla fine delle slide vi lascio la mia email, potete scrivermi quando volete, io vi rispondo appena possibile, non c'è assolutamente nessun problema, anzi stravolentieri, perché magari do per scontate alcune cose e voi invece no. Allora condivido lo schermo così cominciamo. Ecco, dovrebbe vedersi bene. Allora, io l'ho chiamato sicurezza online, ma parleremo anche un po' di tutto. Adesso vediamo subito di che cosa andiamo a parlare. Allora, parleremo innanzitutto delle password. So che un grande problema di tutti noi, anche mio, è il nostro rapporto con le password, che tendenzialmente è abbastanza all'acqua di rose, come si dice, no? Non stiamo molto attenti. Invece le password sono diventate molto, molto importanti e anche molto assillanti per alcuni ambiti della nostra vita online. Penso allo speed, penso all'home banking, ma penso anche a siti tradizionali. È diventato sempre più complicato gestirle e adesso dobbiamo considerare che non bastano più solo le password, dobbiamo sempre avere quelle app sul cellulare o quei token per quanto riguarda magari la banca. Quindi il rapporto con le password ormai è dato per scontato dalla maggior parte delle grandi aziende, immagino anche da parte vostra, delle associazioni, quindi almeno noi che siamo dall'altra parte dello schermo tante volte dobbiamo imparare ad usarle bene, perché sennò è inutile che ci lamentiamo degli altri. Poi parleremo di virus e antivirus, così iniziamo un attimino a riprendere un discorso di cui si parlava tanti anni fa, di questi virus che sembravano essere pericolosissimi, non lo sono più stati per molto tempo e adesso negli ultimi 2 anni sono tornati ad essere estremamente pericolosi, soprattutto sui cellulari. Cercherò di mettere insieme le due cose così magari vi do una visione anche per la vostra vita quotidiana e non solo per il vostro lavoro. Parleremo di sicurezza mail,
di come gestire le mail, di come gestire la sicurezza online, quindi la navigazione nei siti, quali siti va bene, quali siti va meno bene utilizzare, come accorgersi se siamo finiti nel sito sbagliato, che magari anche questo potrebbe essere utile. Vedremo anche come salvare i nostri dati, perché una bella idea sarebbe anche quella di fare una bella cassaforte con dentro tutti i nostri dati, soprattutto voi che immagino ne avrete tantissimi, magari tanti sono anche dati sensibili, immagino che ci siano anche delle regole piuttosto importanti per quanto riguarda questo genere di dati, e quindi saperli salvare, saperli poi recuperare nel caso andassero persi è molto importante. Parleremo anche di truffe online, senza spaventarvi troppo, ma è giusto che sappiate insomma come funziona. E poi parleremo alla fine un po' del cloud, perché è una tematica che so che mi chiedono sempre, quindi io l'ho messa anche in questa parte qui, così è un pacchetto completo, speriamo di riuscire ad essere il più chiari possibile. Allora, cominciamo. Il rapporto con le password. Allora, ci sono tanti modi per creare la nostra password e tanti mezzi per farlo. Noi abbiamo la nostra password della mail, abbiamo la nostra password del cloud, abbiamo la nostra password del e-commerce, abbiamo le nostre password anche per il lavoro. Allora, ci sono, secondo me, non tanti tipi di password, ci sono due tipi di password, quelle sicure e quelle non sicure. Questa è quella non sicura. È classico, eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, oppure la parola password, oppure la parola la squadra del cuore, o il nome della moglie, o il nome del gatto. Queste non vanno bene, assolutamente no. Non andavano bene 20 anni fa, non vanno bene adesso. Mi raccomando, soprattutto, ma in generale, anche se le usate per un sito irrilevante, è sempre rischioso lasciare dei dati personali coperti da una password così banale. Pensateci solo un po' di più e vedrete che non ci sono problemi. Adesso vi faccio un esempio di password sicura e facile da ricordare. Pass123word col punto esclamativo. Sembra una sciocchezza, ma è già molto meglio, molto 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 meglio. Perché dovete sapere che gli hacker, chiamiamoli così, che poi alla fine tante volte non sono persone, sono dei sistemi, sono dei programmini che sono nel vostro computer o sono in internet e vanno a cercare le vostre password. Ecco, questi programmi hanno delle particolarità. Ad esempio, vanno a cercare solo numeri o solo lettere. Non sono molto bravi ad unire numeri e lettere e soprattutto fanno fatica a rintracciare i simboli. Quindi una password come ve l'ho messa io, semplicissima, pass123word, punto esclamativo, è qualcosa di molto molto più complicato da recuperare rispetto a quella che avete visto sopra. Un altro trucco, così facciamo un po' di pratica. Classica frase: io mi chiamo Massimiliano e vado in bicicletta. Benissimo. Una password potrebbe essere questa: IMCMEVIB. Cosa vuol dire? Sono la prima lettera di tutta la frase. I di io, M di mi, chiamo, C, la M grande di Massimiliano e vado in bicicletta. Vedete? Ho messo soltanto lettere, non ho messo numeri, ho messo due maiuscole che generalmente sono richieste e chiuso il discorso. Questo è un metodo molto molto utilizzato tra gli esperti, mettiamola così, ma poco utilizzato dalle persone comuni, magari anche da voi e anche da me, d'altronde. E devo dire che questo è veramente un sistema molto interessante per creare una password. Ci mettete un numero, ci mettete un simbolo alla fine, un 1, un punto esclamativo o un punto, e avete creato una password veramente di alto livello. Non serve che siano lunghe le password, devono superare normalmente gli 8 caratteri, ma non devono essere oltre i 13-14, non è necessario, poi chiaramente più lunga è meglio è, ma dopo diventa difficile ricordarla. Invece una frase come questa, molto semplice, io mi chiamo Massimiliano e vado in bicicletta, trasformata in password, molto semplice, ok? Poi se volete di più, benissimo, non vi basta la vostra fantasia, ci sono dei programmi che si chiamano generatori automatici di password, certi sono a pagamento, certi sono gratuiti, io qua vi metto quelli gratuiti, spero che lo siano ancora, ho controllato qualche settimana fa, cambiano spesso, sono questi qua: PC Tools, Secure Password Generator, Strong Password Generator e Password Savvy. Sono tre programmi, ce ne sono tanti, e io ho preso quelli che mi sembravano più semplici da utilizzare.
Questi programmi li trovate, basta scriverli in Google, PC Tools Secure Password Generator, in Google, trovate immediatamente il sito, scaricate il programmino, è piccolissimo, peserà 3 mega, e crea in automatico una password. Stessa cosa per gli altri. Sono programmi per computer, non per cellulare, non per tablet, però potete usarli naturalmente anche sul tablet, se volete creare una password, usate il computer per farlo, ma quella la utilizzate dove volete voi. Sono più bravi di noi nel creare le password, se vogliamo, però se usate i metodi che vi ho anticipato prima, avete già risolto la maggior parte dei problemi. Naturalmente, già che ci sono, ve l'ho detto anche quando abbiamo fatto il corso sullo SPID, mi raccomando, le password non vanno tenute dentro il computer, non vanno tenute dentro il tablet o dentro il cellulare, perché sennò non serve a niente. Ci sono dei programmi che vanno a pescare, soprattutto nel computer, le password. Magari abbiamo fatto le password perfette, poi facciamo un documento Excel con scritto password e siamo da capo, capite? È come andare in giro con il codice del bancomat attaccato con un post-it sul bancomat. Non ha nessun senso, se ci rubano il bancomat, se ci rubano anche il codice, è da bel problema. Di conseguenza vi consiglio di salvare, o meglio, scrivere con la vostra mano su un bel foglio, su un bel quadernetto, le vostre password, le mettete in un cassetto e sono al sicuro nel modo migliore che potete, che posso spiegarvi, è la cosa migliore del mondo. Naturalmente so che il rapporto con le password è complicato, quindi l'ideale sarebbe comunque memorizzare le più importanti, tante volte bisogna anche cambiarle. La banca, non so, qua dipende dalla banca che usate voi, però tendenzialmente ci chiede di cambiare la password una volta l'anno. Lo SPID ci chiede di cambiare la password una volta ogni 6 mesi, dipende dai sistemi. In questo caso dovete naturalmente ricordarvi di farlo, soprattutto per lo SPID, perché sennò si blocca. Come funzionano questi sistemi? Questo ho scaricato due immaginine. Vedete, qui vi chiede che tipo di password vuoi creare. Vedete, include lettere, sì o no. Posso anche fare password senza le lettere, posso fare password solo numeriche. Include le lettere maiuscole e minuscole? Meglio metterlo. Include i numeri? Sì. Include punteggiatura, quindi simbolismi? Sì. Caratteri? Meglio. Più simboli, più maiuscole, più numeri, meglio è, naturalmente. Tuttavia, come vi ho fatto vedere prima, anche una password abbastanza semplice, con una frase tagliata e un paio di numeri e un simbolino, basta un simbolo, due al massimo, è più che sufficiente per essere al sicuro. Però, se volete un programma, magari mettete che è un... volete creare una password veramente quasi irrecuperabile, beh, questo è un ottimo metodo. Se guardate nella slide a sinistra, quella verde, guardate la password che viene fuori, è piuttosto complicata da recuperare, però è anche difficile da ricordarvela, anzi praticamente impossibile, quindi quella dovete per forza scrivervela e quindi diventa un po' una scocciatura andare a cercare il quadernetto e riscriverla. Però se volete la sicurezza, purtroppo questo è l'unico metodo che avete. Già che ci siamo, vediamo che cosa sono invece dall'altra parte quelli che cercano di rubarci le password. Ci sono due metodi. Uno si chiama social engineering, ossia attraverso i siti internet. Come funziona? C'è un sito internet, prendo Facebook per farvi un esempio, ma può essere la banca, può essere la telefonia, può essere qualunque cosa. È successo questa estate, anche la scorsa, normalmente succedono sempre d'estate le truffe, non so perché, e quelle grosse perlomeno, che Facebook è stato, come si dice, bucato, nel senso che il sito di Facebook è stato clonato, un finto Facebook naturalmente, con la pagina identica come la conoscete. Quindi quando voi entrate in Facebook vi chiede nome utente, che normalmente è la vostra email, e password. Tuttavia non era veramente il sito di Facebook, e la gente inseriva la mail e la password, cliccava invio e in quel momento aveva inviato la password a un sistema che a quel punto aveva il controllo, potenzialmente, sempre che lo utilizzasse, del profilo del malcapitato. Da quel momento in poi, chiunque, il personaggio che ha la password in mano, può entrare nel vostro profilo, cambiare la password e, come si dice, buttarvi fuori dal vostro profilo, quindi rubarvi il profilo. Capite? Questo è quello che succede con questo genere di siti. Dopo vi spiego come fare a riconoscerli, naturalmente, ma intanto vi spavento un attimo, così vi tengo attenti. Poi c'è il force attack, ossia un attacco dall'interno, ossia un attacco forzato, ossia un virus che viene installato nel vostro computer, nel vostro cellulare, ancora peggio, che va a rintracciare le vostre password, va a cercare i documenti con le password se li avete scritti, oppure va nella cronologia di internet a cercare le vostre password che avete salvato. Uno dei tanti consigli che purtroppo devo darvi è quello di non salvare mai le password importanti
in internet. Sapete che il browser tendenzialmente vi chiede di se posso salvare la password, sì o no. Se dite di sì è comodo perché poi quando rientrate, no, non dovete reinserirla. Però sappiate che dentro il browser c'è un piccolo cassettino dentro il quale ci stanno tutte le password. Sono criptate secondo Chrome, secondo Firefox, secondo Safari, quello che volete voi, fino a un certo punto però. Quindi sarebbe meglio non salvare le password, almeno quelle importanti, tipo quelle della mail, quello dello speed, quella dell'home banking soprattutto, ma quella comunque cambia frequentemente. Piccoli consigli che posso darvi. Ve li ho scritti così magari potete, oltre che ricordare quello che vi dico, magari appuntarli. Allora, consiglio numero uno, come vi ho già detto prima, evitare di utilizzare nella password il nome dei figli, del gatto, della squadra del cuore, qualcosa che possa riportare a voi, perché tendenzialmente i sistemi di forzatura delle password vanno a cercare i vostri dati personali, magari in Facebook o nella vostra mail, sanno che la vostra moglie si chiama Maria, allora magari provano a usare Maria come password, tante volte poi ci prendono, capite? Quindi cercate di non utilizzare questioni personali per creare la password. So che è complicato e tutti noi lo abbiamo fatto, però sarebbe meglio oggi non farlo più. Vi ripeto, oggi nel 2021 i reati informatici sono aumentati del 150%, ogni anno aumentano in maniera esponenziale, quindi purtroppo prima o poi a tutti noi capiterà che qualcuno proverà ad entrare nel nostro computer o proverà ad entrare nel nostro banking. Se siamo preparati è meglio. Come vi dicevo già, evitare di inserire troppi dati personali nei social network e soprattutto salvare le password. È l'ideale non salvare le password, so che è comodo, però se non lo fate ci mettete 30 secondi in più ad entrare, perché non ci vuole di più, e tenete al sicuro la password. Creare password complesse, alfanumeriche, ormai per buona parte dei siti è obbligatorio farle alfanumeriche, quindi non ci sono grosse possibilità di sbagliare, dovete sempre mettere una maiuscola, una minuscola, un numero, un simbolo, quindi vi obbligano, non c'è possibilità. Cercare di non ripetere la stessa password all'infinito. Allora, sì, per quanto riguarda dei siti di poco conto, però non per quelli importanti, appunto come l'home banking, come lo speed, ma anche per il vostro lavoro, la vostra associazione. Immagino che magari avete 3-4 password che vi servono per il lavoro, non usate la stessa, per l'amor del cielo, perché presa una, prese tutte, capite? E vabbè, come dicevo prima, inserire dei blocchi, ossia ogni tanto alcuni siti, soprattutto quelli dell'home banking, vi chiedono se, o della carta di credito online, vi chiedono se a un numero di 3 o di 5 volte errato l'inserimento di password si blocca. Se vi chiede se possono farlo, meglio di sì, tanto voi non sbaglierete mai 5 volte di seguito la password, magari la sbagliate una volta, due, ma non 3 o 4, quindi non ci sono scocciature particolari. Invece un sistema o un hacker è più probabile che sbaglia la password. Se gli date la possibilità di provare all'infinito, prima o poi la prende. Ecco, conosci il tuo nemico, un classico esempio. Allora, il nostro nemico principale, almeno quello di cui vi parlerò adesso, sono i virus. Le mail, nelle spam, nelle mail, lo spam lo conoscete, la pubblicità aggressiva, e il phishing, che sembra una parolaccia, ma in realtà identifica i tentativi di truffa. Ossia via mail, ma anche attraverso i siti internet, tendenzialmente ci sono tanti tentativi di truffa. Quindi ricordatevi che non siamo più molto al sicuro. Da una parte c'è lo spam, che è la pubblicità aggressiva, e vabbè, ci darà anche fastidio, ma non è pericolosa. Dall'altra però ci sono i tentativi di truffa via mail e via siti, quindi attenzione. Poi, cosa più pericolosa di tutte, perché lì non dipende dalla nostra testa, dipende più che altro dal nostro antivirus, i virus e i malware, che adesso andiamo a vedere che cosa sono. Allora, velocemente, perché non voglio annoiarvi, ma almeno sapete con che cosa avete a che fare. I malware sono, li chiamiamo malware perché è il nome più corretto, ma sono i virus di fatto, no? Quando noi diciamo virus intendiamo in generale un po' tutto. I malware sono proprio dei programmi che si installano all'interno del nostro sistema. Come fanno ad inserirsi? È colpa nostra. In qualche maniera siamo noi che gli diamo l'accesso, o attraverso lo scaricamento di un programma, o attraverso lo scaricamento di un allegato mail, oppure attraverso quelle che sono le chiavette, come questa qui, con le chiavette USB. Ormai è abbastanza in disuso questa metodologia, ma fino a poco tempo fa nelle chiavette USB, tante volte quelle di altri o comunque quelle magari di basso livello, potevano esserci dei virus.
Quindi l'ideale era avere un buon antivirus che controllasse, ma lo fanno già tutti gli antivirus, prima di tutto le chiavette collegate col vostro computer. Ma state attenti soprattutto agli allegati, anche per cellulare, questo discorso, se vi dovesse arrivare un WhatsApp, faccio un esempio molto pratico che succede spesso, vi arriva un WhatsApp da un numero che non conoscete, magari sa il vostro nome, per qualche ragione, dice buongiorno Paolo, puoi scaricare questo documento che ti ho mandato, e vedete che non sapete chi è, o addirittura l'allegato è un programma, non scaricatelo mai. Scaricare un PDF è un discorso, scaricare un programma è tutto un altro discorso. Su WhatsApp sta aumentando molto questa metodologia. Scaricare un programma non ha nessun senso, neanche se il vostro contatto è veritiero, perché dovrei scaricare un programma? C'è il Play Store, c'è l'App Store per scaricare i programmi, non attraverso WhatsApp, capite? Dovete un po' ragionare, so che di fretta uno magari schiaccia, però dovete stare un attimo attenti, perché un virus dentro un cellulare è un disastro, è molto peggio che un virus all'interno di un computer. I malware poi si dividono in infettivi, occulti e furto di dati, giusto per informazione. Quelli più pericolosi naturalmente sono quelli che fanno il furto dei dati, ossia spiano le nostre conversazioni, cercano all'interno delle nostre conversazioni delle caratteristiche o qualcosa di importante e vengono inviati a un sistema che poi le usa per cercare le nostre password. Alla fine di tutto, il gioco degli hacker, il gioco di questi sistemi è andare a inserirsi nella carta di credito, nell'home banking o nei nostri dati personali. Lo scopo è quello. Ricordatevi qual è il cavò. Il cavò sono quelle due cose lì, o i miei dati personali, su cui possono poi chiedermi un riscatto, profilo Facebook, profilo Instagram, o peggio, tante volte, il mio conto in banca, quello è ancora peggio, capite? Attraverso la carta di credito. Poi sono infettivi, nel senso che ogni tanto i malware vanno a rovinare il computer, ma ormai sono abbastanza rari, e occulti sono quelli che ci spiano, va bene? Ma comunque, in ogni caso, con un antivirus li risolviamo. Eccoli qua. Questo è il primo virus, solo per farvi un po' di storia, questo è il primo virus che era dentro un floppy, adesso ormai li ricordate, immagino che li ricordate anche voi, floppy disk. Il primo virus mai creato è all'interno di un museo ormai a New York, a Washington, scusate. E il suo scopo era in pratica rovinare i documenti di testo. Ve l'ho messo lì non solo per una questione storica, ve l'ho messo lì anche per ricordarvi che tante volte i virus vanno a colpire i nostri documenti. Quindi l'ideale, lo vedremo alla fine di questa piccola conversazione che abbiamo, è di salvare i dati possibilmente in cloud o su una chiavetta esterna o su un hard disk esterno, in modo che dovesse mai succedere che il virus riesca a entrare, in questo caso si chiama worm, ma è di poca importanza, dovesse mai riuscire a infettare il nostro computer, noi abbiamo una riserva, mettiamola così. Okay? Attenzione, perché perdere documenti, soprattutto sul lavoro, immagino che sia una scocciatura non da poco. Gli occulti sono questi Trojan, quello è un cavallo di Troia, il classico della nostra mitologia. Cosa fa questo? Si presenta, no? In maniera piuttosto tranquilla, potrebbe essere un allegato, magari mandato da un contatto che potremmo conoscere ma non siamo sicuri, magari si spaccia per la banca o per le poste o per la team, no? E ci dice guarda che dovresti scaricare questo programma per verificare qualche cosa. Assolutamente no. Ricordatevi bene, ve lo dirò anche dopo, siamo nel 2021, abbiamo i numeri di telefono, vi arriva un allegato dalla banca che vi dice di scaricare un programma, telefonate alla banca e chiedete se sono stati loro a mandarvelo, vi ci mettete un minuto, due minuti e sapete e sicuramente scoprirete che non sono stati loro. Se avete un dubbio, telefonate, e la maggior parte delle truffe passa proprio da questi sistemi veritieri, no? Capite? Verosimili, nel senso che non sono veri, però potrebbero esserlo, ok? Quindi non è un esterno che si dice salve, vorrei che scaricasse questo programma, è troppo banale, è la banca o una finta banca che lo fa, è la vostra ditta telefonica, la vostra compagnia energetica che lo fa, si spacciano per loro, ma non sono loro. Furto dei dati. Il furto dei dati è un classico ormai, furto dei dati significa o dati personali, quindi Facebook, Twitter, Instagram, o i dati della vostra associazione, della vostra azienda. Pensate che disastro se doveste perdere il database dei vostri clienti, mettiamola così, lì si va, rischiate di dover rispondere voi di un errore che magari avete fatto, anche in buona fede naturalmente, però a cui non siete legati, perché è stato comunque un hacker ad entrare nel vostro sistema, è un disastro.
è successo a Yahoo, per farvi un esempio molto semplice. Yahoo ha perso le password di tutti i, l'anno scorso, 2 anni fa, ha perso le password di tutte le sue mail, quindi chiunque poteva entrare nella mail di, del vicino di casa. Capite il caos? Dovesse succedere a voi, da una parte c'è la scocciatura di dover recuperare l'account, Facebook magari, dall'altra c'è il rischio di avere dei problemi legali perché avete perso i dati dei vostri clienti, dei vostri contatti, capite? Sarebbe veramente piuttosto grave. Come mi accorgo? Andiamo ancora più nel pratico. Come mi accorgo, al di là del fatto che ogni tanto mi accorgo molto bene perché mi arriva una mail con scritto questo è il tuo account, adesso lo controllo io, se vuoi che te lo restituisco, paga, no? Poi vediamo come funziona questa cosa che naturalmente, ve lo dico subito, non bisogna pagare. Come mi accorgo che qualcosa non va? Questo vale sia per il cellulare che per il tablet che per il computer. Punto numero uno. Il traffico dati. Se avete un cellulare avrete anche probabilmente un'app che vi dice quanti giga avete ancora a disposizione. Ecco, se dopo 3 giorni dalla vostra ricarica avete sprecato 2 giga o 3 giga, c'è qualcosa che non va. Non è possibile, a meno che non vi mettete a guardare un film, 3 film al giorno, diventa improbabile che sprecate così tanti giga. Capite? C'è qualcosa che non va, va controllato, dovete andare nei programmi del vostro cellulare e guardare che non sia stato installato qualcosa che non va. Normalmente sono abbastanza evidenti questi programmi, non è che si nascondono, proprio c'è l'iconcina, però non si vede sulla vostra home page, sulla vostra home del cellulare, si vede magari all'interno dei programmi, ma ci sono, si vedono, hanno nomi strani, irriconoscibili, però è qualcosa che voi non avete installato, quindi andate a vedere che magari nel traffico dati del vostro cellulare c'è proprio scritto Facebook prende 100 mega, WhatsApp prende 200 mega, avanti così. Se ce n'è uno che prende 3 giga c'è qualcosa che non va. Cosa sono i pop-up? La seconda parola in basso a sinistra, i pop-up sono delle finestrelle che si aprono tuc, 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 quando navigate in continuazione, le avrete notate soprattutto col cellulare. Ecco, se sono pubblicità ogni tanto vado a leggere il Corriere e mi si apre la pubblicità della Panda, è un discorso, quello è un pop-up voluto dal Corriere della Sera, ma se mi si continua ad aprire, mi devia su altre pagine, non mi lascia navigare, è probabile che ci sia un virus all'interno del nostro cellulare o all'interno del nostro computer, diventano proprio aggressivi. L'antivirus naturalmente è un'altra voce che potrebbe aiutarmi ad accorgermene, è proprio l'antivirus che blocca il sistema e dice attenzione, questa pagina è pericolosa, attenzione, hai scaricato qualcosa che non va. Se ve lo dice, prendetevi un minuto per leggere quello che vi racconta il vostro antivirus. Normalmente non è un personaggio scocciante all'interno del vostro sistema, quando si fa sentire perché è importante. E poi la lentezza, questo è un classico. Se il vostro cellulare improvvisamente, il vostro computer improvvisamente diventa lento, senza un motivo, cioè non perché sta facendo un aggiornamento, per dire, c'è qualcosa che non va, se lo fa improvvisamente. È chiaro che se lentamente, piano piano, diventa lento, vabbè, mettiamola così, diventano vecchi anche loro. Però tendenzialmente se proprio non si apre internet, va molto lento, allora o è pieno il computer, o avete troppi programmi installati, oppure, ma se lo fa di proprio immediatamente nell'arco di pochi giorni e continua per diversi giorni, io darei un'occhiata all'antivirus. Si va nell'antivirus, lo si fa andare, si clicca proprio su scannerizzazione, lui controlla e vi dice se c'è qualcosa che non va. Come si infetta il mio PC? Perché si infetta? Allora, abbiamo già un po' anticipato prima, si infetta attraverso lo scaricamento allegati delle mail, quindi mi arriva una mail, come vi dicevo prima, io scarico un allegato che non conosco, ricordatevi, anche se vi scrive la persona più vicina a voi, e vi manda una mail con dentro un programma, non scaricatelo, ma per nessuna ragione al mondo, mai, neanche se ve l'ha mandato il vostro capo, no, non lo scaricate. Un programma non si manda per email, mai, non esiste. Normalmente se avete una Gmail, una Hotmail, normalmente proprio non ve lo fa fare, però se avete una mail di livello un pochettino meno importante, vi lascia scaricare qualunque cosa, quindi potreste autoinfettarvi, no? Il cavallo di Troia di prima che dicevamo, quindi siamo noi che apriamo le porte, quindi attenzione a queste cose. I download, naturalmente se andiamo a scaricare film piratati, chiamiamola così, musica, lo fanno in tanti, quindi ve lo dico lo stesso, anche se è illegale, attenzione a quello che scaricate, dovete avere un buon antivirus, poi parleremo degli antivirus installato, perché attenzione, siamo noi che scarichiamo il virus, non è il virus che per qualche ragione ci ha preso di mira, attenzione a quello che scaricate, okay? Soprattutto se andate magari a cercare dei programmi anche gratuiti, vi dico un sito, si chiama Soft Tonic,
mi sono dimenticato di metterlo nelle slide, dopo magari ve lo ripeto, Soft Tonic. All'interno di questo sito cercate i programmi che vi interessano. Esempio pratico, sto cercando un programma che mi crea i PDF, PDF Creator per dire. Benissimo, non scrivete PDF Creator su Google, andate in questo sito Soft Tonic e lì dentro c'è un cerca, molto semplice, e scrivete il nome del programma. Così vi manda direttamente nella pagina ufficiale, che non andate a finire magari in qualche pagina che non è quella e scaricate chissà che cosa. Ok? E poi l'ultima, ma meno utile, è la chiavetta USB. Andava di moda, ma soprattutto per la verità negli Stati Uniti, regalare le chiavette USB una volta, no? Andate in una fiera, andate in un'associazione, qualche cosa, ci sono quelle chiavette USB di basso livello che vengono regalate con dentro la pubblicità, uno le prende e però dentro sono stati messi dei virus, non dall'associazione, da chi le ha vendute, da chi le ha prese magari in rete. Lì naturalmente i nostri antivirus moderni, mi raccomando, antivirus moderni, poi magari vi faccio qualche nome senza far pubblicità a nessuno, insomma, è sempre importante. La prima cosa che fanno quando colleghi la chiavetta è andare a controllare, quindi normalmente non correte rischi con le chiavette, ma con le mail, con i download e con i siti, quello sì. Classifica dei siti più pericolosi. Incredibile, ma i più pericolosi sono quelli di tecnologia, che dovrebbero essere più sicuri, però è così. Il 20% dei virus sono là. Stanno nei... questa è del 2020, del 2019, questa classifica, non ne ho trovata una più aggiornata, ma credetemi sulla parola, non è cambiato niente. I siti di commercio, questo è più probabile, i siti legati alla sanità, i blog sono poi i siti per adulti, quelli di educazione, strano, anche quelli di educazione sono abbastanza pericolosi. Questi sono i siti dove stanno più frequentemente i virus, perché? Perché sono quelli più di fatto utilizzati. Mentre i siti di viaggio, di shopping, un po' di meno, devo dire, un po' di meno, si direbbe di più, invece guardate, un 4%, un 5%, saranno magari cresciuti un attimo in questi ultimi due anni, ma niente di particolare, quindi attenzione a questi siti. Ne manca uno, che sono i siti religiosi, non so per quale ragione al mondo, però i siti religiosi sono pericolosi, non per noi, perché ci sono all'interno tantissimi virus. Vedo tantissime segnalazioni legate a siti di... legate a religione o comunque a stile di vita che sono impestati, veramente impestati da virus, ok? Quindi attenzione a questi siti. Come si prende il virus? Non entrando nel sito, assolutamente no, Si prende il virus quando entrate nel sito e cliccate su quelli che sono appunto, quelli che vi dicevo prima, i pop-up, quindi queste finestrelle che si aprono, no? Soprattutto col cellulare, tendenzialmente stiamo noi a cliccare per chiudere, schiacciamo in maniera rapida e nervosa, no? Sul nostro schermo per chiudere tutte quelle finestrelle, ma se sbagliamo col dito di un millimetro diciamo sì, non diciamo chiudi, quindi potremo accettare lo scaricamento di un programma o addirittura l'assenso all'utilizzo dei nostri dati, quindi attenzione con i cellulari ma anche col computer. Quindi voi potete entrare anche in un sito pericoloso, non è quello il problema è se poi andate a cliccare all'interno di quel sito queste finestrelle che si aprono, le notate, le conoscete anche voi, si continuano ad aprire, sono abbastanza energiche. Cellulari, ho voluto mettervi questa slide, ma ve ne ho già parlato. Le app pericolose sono quelle che scaricate da internet. Quando voi volete scaricare un'app, un amico vi dice scarica WhatsApp, benissimo, non andate in internet dal browser del vostro cellulare a scaricare l'app, andate nel Play Store a scaricarla, usate solo il Play Store o l'App Store se avete Apple per scaricare i programmi, per l'amor del cielo, perché andate a scaricare magari un programma addirittura che non c'entra niente col vostro cellulare, che serve per il computer e vi carica inutilmente la memoria, ma potreste rischiare di scaricare un virus, ce ne sono tantissimi per cellulare, aumentano sempre di più. Poi naturalmente evitate i siti pericolosi, quindi tutti quelli che vi ho detto prima, possibilmente se volete navigare usate il computer, so che è più comodo col cellulare, ma col cellulare magari leggete il giornale, fate le cose diciamo più semplici, se dovete usare, non so, l'home banking, entrare nello speed, possibilmente usate il computer, è un po' più lunga, però è più sicuro. Evitate gli scaricamenti, scaricare col cellulare, scaricate giusto quello che vi serve, può essere una mail, può essere un allegato del lavoro, ma attenzione, come vi dicevo prima, ve l'ho detto tante volte, ma voglio che sia chiaro, non scaricate mai programmi, mai.
e la pubblicità. La pubblicità è la cosa più pericolosa di tutte. Dentro la pubblicità non c'è controllo, non c'è il controllo da parte di nessun sito. I siti se ne lavano le mani. Quindi anche se siete nel sito del Corriere della Sera e cliccate su una pubblicità e prendete un virus, non potete prendervela col Corriere della Sera, perché il Corriere della Sera non risponde di queste cose. La pubblicità vi rimbalza su altri siti e poi vi manda tendenzialmente sul sito legato alla pubblicità, ma prima passate da altri siti, vi rimbalza, si dice. E in quel momento siete esposti ai virus. Quindi attenzione a queste cose, soprattutto col cellulare. Quindi, ripeto, consigli, non scaricate allegati, verificate sempre il sito prima di fare lo scaricamento. Come si fa a verificare il sito? In alto, dove c'è la barra degli indirizzi, c'è un piccolo lucchetto. Se quel lucchetto è rosso, è raro, ma ogni tanto capita, non scaricate niente da quel sito, non fate acquisti su quel sito, mi raccomando. Avere sempre l'antivirus attivo e aggiornato. Attivo vuol dire che sia installato, è già attivo, non è che non l'avete disattivato, e aggiornato. Se l'antivirus vi chiede di aggiornarsi, fatelo, fateglielo fare, mi raccomando, perché se non aggiornate l'antivirus è come non averlo, ok? Poi ne parliamo più nello specifico. Come dicevo, non cliccate sulla pubblicità. E se dovesse capitare che si blocca il computer, vi viene fuori la schermata, forse l'avete visto, lo dicono ogni tanto anche al telegiornale, vi viene fuori una schermata che dice computer bloccato, se vuoi poter riutilizzare il tuo computer o i tuoi dati devi pagare, manda i soldi a questo IBAN, assolutamente no. Non avete nessuna certezza che il ladro, chiamiamolo così, il hacker del caso poi vi sblocca, non avete nessuna certezza. E oltre a finanziarlo, che quindi gli date la possibilità di continuare a perseverare nelle sue illegalità, non risolvete quasi niente. Non ci sono i Lupin in internet, non ci sono i malviventi gentiluomini, i ladri gentiluomini, non ci sono in internet, sono sempre ladri e basta. Quindi prendete il telefono, chiamate la polizia postale, quella di Bolzano è stupenda, bravissimi, sono i pochi ma sono bravissimi, e loro vi diranno che cosa fare. Spegnete il computer, non succede niente. Questo per andare più nello specifico, se volete sentirvi un po' più sicuri, ci sono questi quattro programmini che vi consiglio di scaricare. Sono estensioni. Cosa sono le estensioni? Sono dei piccoli programmi che potete scaricare per il vostro browser. Quindi non sono programmi che vanno installati nel computer, sono programmi del browser. Sono molto facili da installare. Questo uBlock è un piccolo programmino, se basta che scrivete uBlock su Chrome, possibilmente su Chrome, perché funziona meglio, ma funziona anche su Firefox. Vi blocca i siti più pericolosi. Potete addirittura usarlo per bloccare dei siti voi. Potete segnalare all'interno di questo uBlock i siti che non volete che vengano utilizzati. Magari potrebbe tornare utile sul lavoro. Non volete che i vostri dipendenti vanno a leggersi il giornale durante l'ora di lavoro. Potete mettere in uBlock tutti i siti di informazione. Adesso non volevo dire una cosa così brutale, però insomma, volendo potete usarlo anche voi per bloccare. O mettete che avete i figli, i nipoti, non volete che vanno a finire in qualche sito particolare, potete scrivere in uBlock i siti che volete bloccare e non entrano, vengono bloccati. Ma serve anche da parte di uBlock a segnalare a voi i siti pericolosi segnalati da altri utenti, che è molto molto interessante. Poi c'è questo What Web of Trust, è sia un sito che un'estensione. Anche lui, molto interessante, vi dice i siti pericolosi e i siti che sono stati valutati in maniera corretta dagli utenti e dagli esperti. Dateci un'occhiata, What, basta che siete What su internet. E poi c'è questo ultimo HTTPS Everywhere che fa la stessa cosa, solo che non è un'estensione, è proprio un sito internet. Vi controlla il sito che state in cui state navigando e vi dice se è funzionale a livello soprattutto commerciale per il commercio online e basta, insomma vi dà una valutazione del sito. Potete darlo anche voi naturalmente. Tutto bene, ma se succede, cosa vuol dire? Ma se seguiamo tutti i consigli di Massimiliano, ma comunque prendo un virus, che facciamo? Allora, antivirus, non c'è niente da fare. Oppure portare naturalmente il computer da un tecnico, ma quello non volevo arrivare a questo. Allora, avere un buon antivirus. Vi dico subito i nomi, non li ho scritti perché non volevo fare pubblicità, ma ve li dico così. Sicuramente Avast è un ottimo antivirus, parlo di quelli gratuiti, ma sappiate che gli antivirus gratuiti sono in parte anche a pagamento, perché potete comprare la versione a pagamento che è un po' più importante. Dopo vediamo la differenza. Sicuramente Avast è un ottimo antivirus,
Panda è un ottimo antivirus, Node 32 è un ottimo antivirus. Se no c'è il buon vecchio McAfee e il buon Norton, però sono a pagamento. Norton e McAfee sono a pagamento. Cosa potete fare con... Ah, attenzione, prima di tutto. Un antivirus, non 10 antivirus, uno solo. Attenzione perché gli antivirus tra di loro si beccano, eh? Uno vede nell'altro un nemico e iniziano a litigare tra di loro, vi bloccano il computer o comunque ve lo rallentano e non serve a niente, una cosa del genere. Solo un antivirus scaricare e installare, solo uno. Quindi scegliete quello che vi piace di più, andate nei siti, scegliete voi se volete quelli che vi ho detto, ma ce ne sono anche altri assolutamente ottimi. Cosa fa l'antivirus? Vi controlla i documenti, i file, gli scaricamenti, le penne, lui controlla tutto, interni ed esterni, quindi sia quelli del vostro computer, sia quelli esterni che sono legati sia al cloud, sia al penne, CD o hard disk esterni. Ha uno schedario, che io ho messo tra parentesi l'aggiornamento, perché ormai non si usa più questa parola, vuol dire che dovete aggiornare sempre l'antivirus, ogni tanto ve lo chiede, ogni tanto si aggiorna in automatico, però se ve lo dovesse chiedere, aggiornatelo sempre, ci mette un minuto, due minuti, lasciatelo lavorare e vi salvate la vita. Azioni di protezione, cosa vuol dire? Che l'antivirus fa diverse azioni di protezione quando voi non lo sapete, cioè durante la vostra navigazione, non vi rallenta, lo potete avere, dovete averlo sul computer, potete averlo sul cellulare, dipende come usate il cellulare. Se il cellulare lo usate per home banking, scaricatevi un antivirus. Se non lo usate per home banking e per lo speed, potete tranquillamente non averlo. Però state attenti a dove navigate, come vi dicevo prima. E poi fa azioni un po' più importanti, quelli di eliminazione. Quindi va a colpire e a distruggere questo virus, sperando che sia uno, un virus solo. Quando dovesse mai succedere che il vostro antivirus vi blocca e vi dice attenzione c'è un virus, siamo fregati, cosa facciamo? Potete fare tre cose. Ignorare, ve lo chiedo proprio così, eh? Potete ignorare, potete mettere in quarantena, potete eliminare. Attenzione. Ignorare vuol dire che voi consapevolmente dite guarda, quel programma che ho scaricato, tu lo vedi come virus, ma non è un virus, è un finto, un falso positivo. Allora, voi lo sapete, lui se lo segna e non vi dà più fastidio, ma solo in questo caso. Quarantena vuol dire prendere il virus, metterci sopra una cappa, metterci sopra una sfera, che lo controlla, lo tiene lì e cerca di debellarlo piano piano, ok? E poi c'è l'ultima, l'eliminazione. L'eliminazione vuol dire che l'antivirus gli diamo l'ordine di andare a colpire e distruggere il vostro, quel virus. Il problema è che il virus va a attaccarsi, chiamola così, a delle sezioni del computer o a dei programmi o a dei documenti, o malissimo, se dovesse succedere, a delle librerie, ossia dei sistemi che fanno funzionare il computer. Se noi andiamo a eliminare il virus in questa maniera così drastica, possiamo rischiare di rovinare comunque il computer. Quindi il mio consiglio è di mettere in quarantena. Vuol dire che il virus è tenuto sotto controllo, non è debellato, ma è tenuto sotto controllo. Nell'arco di poche settimane dovrebbe essere debellato. Vuol dire che l'antivirus segnala alla casa madre questo problema, la casa madre manda un aggiornamento e lui usa questo aggiornamento per debellare il virus. Sembra fantascienza, ma è così, è proprio così. E quindi vi consiglio di usare sempre la quarantena. Se invece il computer continua a essere instabile, lento e quant'altro, allora optate per l'eliminazione. Vorrei andare più nello specifico, non vorrei annoiarvi. Comunque state un po' attenti perché lui vi dice qual è il programma che va a colpire. Se è Word, pace, lo cancellate e lo reinstallate. Ma se è una libreria, la libreria la riconoscete, intanto c'è scritto libreria, ma poi c'è scritto .dll, vuol dire che è una libreria, quindi una parte importante del computer, quella non andrebbe mai cancellata. Due tipi di antivirus, free e a pagamento. Allora, per la vostra associazione, per il vostro lavoro, naturalmente prendetelo a pagamento, ci sono delle aggiunte, delle cose in più, ma per la vostra vita quotidiana, personalmente mi viene da consigliarvi di usare quelli gratuiti, funzionano a meraviglia, quindi non ci sono problemi. Quelli gratuiti controllano il virus, controllano le periferiche, quindi le chiavette di fatto, e controllano i siti internet dove navigate. Se volete qualcosa in più, c'è il controllo delle mail, quindi vi controlla gli allegati, vi controlla all'interno delle mail, è un bel servizio, vi dà un controllo home banking e vi controlla la rete wifi, perché la rete wifi di casa o del lavoro è sempre sicura, la usate solo voi, non ci sono rischi, ma se vi collegate col computer in un hotel, o in un bar, adesso ormai né una né l'altra si può fare, però insomma parliamo fra 2 mesi, dai.
andiamo in vacanza, ci colleghiamo, magari anche facciamo smart working da qualche parte, ci colleghiamo con una rete wifi che non è nostra, quindi non è sicura, attenzione perché esiste la possibilità che attraverso quella rete wifi non sicura qualcuno possa tentare di entrare nel nostro sistema. Se abbiamo un sistema antivirus buono, evita questa cosa. Se abbiamo un antivirus non buono, non ce ne accorgiamo neanche, qualcuno potrebbe entrare come chiamiamolo così, in condivisione con noi e guardare quello che facciamo, e che naturalmente non è una buona cosa. Giusto un attimo, i siti interessanti per la valutazione degli antivirus è sicuramente altroconsumo.it, che è un sito che potete usare per tante cose, non solo per gli antivirus, ma ogni anno fa una valutazione. C'è anche questo Best Value Antivirus e c'è anche questo Virus Total, che serve a valutare non solo l'antivirus, ma anche il virus. Quando vi dovesse mai capitare, speriamo mai, di essere colpiti da un virus, potete scrivere il nome del virus che vi dice il computer dentro quel sito, e vi racconta la storia di quel virus, cosa fa, cosa non fa, che cos'è. È abbastanza interessante. Io spero che non vi capiti mai, naturalmente, ma visto che prima o poi purtroppo capita, è meglio saperlo. Poi, la questione mail e WhatsApp. Attenzione, ci sono tante questioni. Gli spam, il phishing e i messaggi WhatsApp. Lo spam è la pubblicità aggressiva. Il phishing sono i tentativi di truffa, e i messaggi WhatsApp sono tendenzialmente tentativi di truffa o tentativi di invio virus. Tutte e tre sono cose negative con livelli diversi. Allora, lo spam che cosa fa? Normalmente è una pubblicità aggressiva, ma attenzione perché attraverso lo spam si infilano anche piccoli tentativi di truffa, ossia non solo mi arriva lo spam che mi dice guarda che hai vinto una Porsche. Ecco, naturalmente ricordatevi che non si vince mai niente in Italia, quindi non succede mai. Già questo dovrebbe farvi capire che c'è qualcosa che non va, ma se in più vi chiede dammi i tuoi dati personali così ti mando il bonifico, ovviamente non si fa. Io vi dico cose banali, ma visto che continuano a farlo vuol dire che qualcuno ci casca, quindi io ve lo dico perché qualcuno di noi prima o poi subirà questo tentativo. Quindi attenzione, lo spam non è solo la pubblicità aggressiva, sono anche dei piccoli tentativi di truffa. Poi c'è il phishing, che invece è il vero tentativo di truffa. Si differenzia in tante cose. Ad esempio, un classico sono le lotterie. Vuoi giocare alla lotteria di qualche cosa, degli scontrini, che adesso va di moda? Magari si inventano una lotteria parallela a questi hacker e dicono guarda, se tu mi dai i tuoi dati personali, magari dammi anche l'IBAN, così se vinci ti faccio un versamento. Ecco. Naturalmente mai fare una cosa del genere. Come vi ho insegnato prima, andate nel sito, guardate se non c'è quel lucchetto rosso, controllate che sia veritiero, che non ci siano cose strane o errori ortografici, che non vi chieda troppi dati che non servono, ad esempio il numero di telefono non serve chiederlo, perché me lo dovrebbe chiedere, perché dovrebbe chiedermi la carta d'identità, capite? Attenzione, perché le lotterie sono un classico, continuano ad arrivare. Naturalmente la questione dei soldi, avete vinto dei soldi, vuoi che ti mando 1000 euro perché devo spostarli da una banca all'altra? Ovviamente no, al di là del fatto che probabilmente è un reato, quindi non si fa, ma al di là di questo, se ci sono mail dove si parla di soldi e non conoscete il mittente, tranquilli che è un tentativo di truffa. Potete segnalarlo, se andate in alto nella mail, io parlo di Gmail ma vale per tutte, c'è un lucchetto rosso, un lucchetto con un punto esclamativo o un lucchetto con un punto esclamativo, se cliccate su quello potete segnalare il tentativo di truffa, a voi in forma anonima, ma Gmail sa che quel mittente non è una brava persona, mettiamola così. Come dicevo, informazioni personali vi dovessero essere richieste, mai darle, neanche se alla banca. A me è successo personalmente che la mia banca, non era ovviamente la mia banca, mi scrivesse e mi dicesse Massimiliano, mi mandi il tuo codice fiscale, il tuo IBAN e altre informazioni perché dobbiamo fare un controllo. Perché l'IBAN me l'avete dato voi, perché dovrei darvelo io a voi? Non ha senso, capite? Ho telefonato e naturalmente non erano stati loro. È anche utile telefonare perché così loro possono comunicare ai clienti che ci sono persone che hanno la nostra mail e ci provano, capite? Bollette, dovrei avere un esempio più avanti così ve lo faccio vedere. Comunque un classico, una delle ultime truffe è una bolletta della TIM, probabilmente anche di altre ditte, ma a me è capitato della TIM, che mi dicesse Massimiliano, guarda, hai pagato troppo il mese scorso, guarda che devi riavere 20 euro.
per la prossima bolletta. Potresti mandarmi ancora i tuoi dati personali, così ti facciamo un accredito? Non ha senso. Se voi prendete già i miei soldi dal conto corrente, vi ho già dato i miei dati personali, perché dovrei darteli di nuovo? Non ha senso. Capite? Ragionate, cercate di ragionare. È tutto lì il trucco. Eccolo qua, l'esempio di phishing. Ho quello della team. Vedete, gentile massimiliano@team.it. Vedete, lo fanno anche abbastanza bene. Ti informiamo che la fattura team di luglio 2017, bla, si prega di scaricare la fattura, vedete? È fatto anche abbastanza bene. Però non ha senso un ragionamento del genere. Adesso questo è soltanto uno stralcio. Se voi quando entrate all'interno di questa mail e vi dice scaricare la fattura e poi vi scarica un programma o tenta di scaricare un programma, attenzione che questo è un tentativo di inserire un virus all'interno del vostro sistema. Ok, attenzione. Ci sono spesso anche degli errori ortografici. Vedete, si prega di scaricare il fattura. A noi salta subito all'orecchio che c'è qualcosa che non va. Un dipendente della team non farebbe mai un errore del genere, capite? Non esiste. Di conseguenza, se c'è un errore ortografico così grosso, sicuramente è un errore. È un tentativo di truffa. Idem se fosse la banca. Guardate sotto. servizio.clienti@intesasanpaolo.it. È veramente la mail della banca? Facciamo una prova. Scrivete quella mail dentro Google. Non è quella. È info@intesasanpaolo, se non sbaglio, capite? Attenzione, ci provano. Questi sono solo due esempi, ma potrei farvene tantissimi. E poi, vabbè, i consigli ve li ho appena dati. Attenzione alla grammatica. Controllate l'URL, quindi l'indirizzo dove venite inviati. Se c'è scritto, non so, dovete entrare in Intesa San Paolo e vi manda in www.intesissima in San Paolo, naturalmente non è quello. Attenzione che ci sono dei siti paralleli, simili al sito ufficiale, che però non sono quelli. Lo notate dal sito che è diverso, è leggermente è impossibile ricreare un sito nella stessa maniera, lo dovete un pochettino notare voi, c'è qualcosa di diverso, mancano delle informazioni, manca magari la pubblicità, è molto standard, no? Lo notate, beh, sicuramente comunque l'indirizzo è diverso, non è www.intesa.it, è www.intesa.uk.it, c'è qualcosa che non va, capite? C'è sempre una differenza nel sito. Già detto, non fornite dati personali, nel dubbio telefonate, ok? Vabbè, sul commercio online ve ne parlo velocemente. Se ormai è stradiffuso il commercio online, conosciamo tutti Amazon, conosciamo tutti Zalando, Subito e quant'altro, ma nascono in continuazione nuovi siti, ad esempio, ce ne sono tanti, non voglio darvi troppe informazioni. Se però non sapete se fidarvi o meno, c'è questo sito che si chiama zscaler.com. Dentro questo sito ci sono i commenti alla maggior parte dei siti di e-commerce, così potete vedere e verificare se questo commerciante, questo negozio online è attendibile oppure no. Bene? Attenzione. Metodo di pagamento sicuro. Possibilmente, questo non voglio andare troppo per le lunghe, ma se potete ottenere il bene che state andando a comprare in contrassegno è sempre meglio che pagare online con la carta di credito, perché non dovete fornire i dati, ma questa è una cosa che man mano che andiamo avanti purtroppo andrà in disuso, quindi pagheremo sempre con la carta di credito. Meglio se è una carta di debito, così dovesse succedere qualcosa viene rubato soltanto una parte dei soldi, non quella di credito è collegata direttamente col conto corrente. In ogni caso, se fate una carta di credito o avete una carta di credito, cercate di inserire tutte le varie assicurazioni del caso, blocchi, invio SMS, tutte queste cose qui costano, mi sembra, 5-6 euro l'anno. Non è una cosa particolare. Se vi clonano la carta di credito o vi rubano i dati, sono molti più soldi ed è una bella scocciatura. Una cosa al volo, ci sono vari tipi di truffe, la catena di Sant'Antonio forse la conoscete, classico, viene mandato un messaggio naturalmente inverosimile ma fasullo, che vi dice avete vinto qualche cosa. Se però mandi questo messaggio ad altre 10 persone, la tua vincita sarà maggiore, quindi voi aiutate i truffatori a truffare, capite? È un classico la catena di Sant'Antonio, la si usa anche per fare, anche per scherzare con WhatsApp, per mandare delle cose divertenti, anche quelle sono catene, si chiamano catene di Sant'Antonio, sono messaggi che noi inviamo e inoltriamo ad altri utenti, ma se è una truffa, se è qualcuno che cerca di truffarci, lo stiamo aiutando. Quindi se vi dovesse arrivare un WhatsApp o una mail che dice salve signor Paolo, lei ha vinto
15 euro di bonus su Amazon, però se manda questa mail a altri 20 suoi contatti, allora vince il doppio. Non è Amazon che ve lo scrive, sicuramente non è un sito di commercio, è un tentativo di truffa. Poi vabbè, ci sono le bufale, le varie truffe, e poi c'è la famosa, non so se la conoscete, la truffa alla nigeriana non per questioni statali, ma proprio perché è nata lì, il primo che l'ha fatto era evidentemente in Nigeria, quindi è successo lì. Classico, ma questo esempio che vi sto per fare lo potete adattare a tutto. Vi manda una mail un signor Smith, sono sempre inglesi, il signor Smith che vi dice salve, signor Paolo, guardi che mi ha dato il suo contatto il signor Marco, è vero, verosimile anche questo, il signor Marco magari ha preso questo nome dai vostri contatti, vi studiano prima di mandarvi una mail del genere, e mi dice che lei è una persona affidabile, ecco io sono una persona molto in difficoltà e abito in Nigeria, mettiamola così, sto cercando di scappare dal mio paese, ho un fondo bancario e vorrei spostarlo, però non vorrei farlo col mio nome, perché sennò lo trovano e me lo bloccano, no? Posso mandarle a lei i miei soldi e poi lei me li rimanda col suo IBAN o col suo controllente, mi fa un versamento sul mio quando riuscirò a scappare dal mio paese? Mi servono solo i suoi dati personali, vedete, anche lì ci trovano con i dati personali. Oppure addirittura più raffinato, vi mandano proprio il link dove all'interno di questo sito inserire i dati della carta di credito e quant'altro, perché serve la carta di credito per mandarle questo versamento. Visto che magari potrebbero fidarsi di me, se vuole le mando gratuitamente un 1.000 euro, visto che ne devo spostare 100.000, gliene regalo io per il disturbo, le regalo 1.000 euro. Mi dia i suoi dati personali che le mando i soldi, li mando immediatamente, può controllare subito sul suo conto corrente. Uno ci crede, perché prima o poi qualcuno ci casca, ne mandano 10.000 di queste mail, uno ci casca e dà i dati personali, capite? Attenzione, perché in questo caso qua non è solo rischiare naturalmente di perdere i soldi, ma anche di inserirsi in un meccanismo dove i vostri dati sono presi da altri, è molto più pericoloso. Ecco, adesso che vi ho spaventato, come si salvano i dati? Allora, ci sono due modi per salvare i dati o per criptare anche i dati. Criptare vuol dire nasconderli. Si può usare un software nativo, che può essere Word, può essere Writer, può essere Excel, o usare un hard disk esterno. Due modi, io li userei entrambi, se posso darvi un consiglio. Allora, con Word come si fa? Mettiamo che ho un documento e voglio bloccarlo, voglio renderlo più sicuro. Come faccio? Ve l'ho scritto proprio così magari potete ricopiarlo. Si va in strumenti, opzioni, sicurezza, e nella sezione protezione o protezione documento, questo con Word, inserite una password, si chiama password di apertura, dipende dalla versione del vostro Word. Io ho scritto password di apertura perché in Word, nell'ultimo Word c'è scritto così, però nei Word precedenti c'è scritto solo password. Dovete andare quindi in strumenti, opzioni, sicurezza. In questo modo voi inserite una password e questa password viene richiesta dal momento del salvataggio ogni volta che entrate nel documento. In questo modo il documento è bloccato, capite? Quindi anche per questioni di sicurezza personale, mettete che è un computer in condivisione con qualcun altro, sul lavoro o che magari qualcuno può utilizzare, potete bloccare il documento Word. In ogni caso, questo non è un metodo per salvare le password e poi bloccare il documento, mai, perché i sistemi di criptaggio ve lo beccano lo stesso, quindi usatelo più che altro per la vostra privacy. Con OpenOffice, si va in sezione crittografia, basta cliccare su salva con password, anche nella sezione salva salva con nome. Se voi fate salva con password in OpenOffice, poi la volta dopo vi chiede se volete, anzi se volete entrare dovete inserire la password, ok? L'unica scocciatura è se la perdete la password, lì diventa molto complicato, ok? Quindi questo è un metodo per salvare i dati in maniera comoda, abbastanza veloce, con cose che avete già nel vostro computer, con programmi nativi, chiamiamoli così. Si può criptare anche una cartella o in particolare anche una serie di documenti, ma mettiamo che una serie di documenti li mettiamo in una cartella e vogliamo criptarli. Cosa vuol dire criptare? Nasconderli, no? Renderli illeggibili a qualcun altro. Ecco, si può utilizzare un programma che si chiama 7-Zip, anche WinZip va bene, ma 7-Zip è gratuito, è un po' più semplice. Lo scaricate, sempre magari da Softonic, come vi dicevo prima,
Quando lo aprite, oltre a farvi zippare i programmi, cosa vuol dire zippare? È accorparli, comprimerli, renderli un po' più piccoli, no? Per magari inviarli. Oltre a metterci, no, la compressione, vi mette anche una password all'interno di questa cartella o di questo documento. Quindi un'ulteriore protezione. Oltre a bloccare il documento, potete bloccare anche la cartella del documento. Quindi è molto interessante. E ripeto, la scocciatura è inserire sempre la password, però è una questione di sicurezza. Lo vedete, vi ho fatto anche una foto, uno screenshot di come funziona. Vedete dove sta il documento, inserisci la password, reinserisci la password, ok. Non dovete andare a guardare chissà che cosa, poi volendo si va più nello specifico, ma non voglio annoiarvi. Va bene? Quindi con questo 7-zip, che potete scaricare da internet gratuitamente, potete, oltre a comprimere e a creare dei file zip o dei file RAR, potete anche mettere la password, che non è male. E poi gli archivi esterni, naturalmente. L'archivio esterno è o la chiavetta USB o l'hard disk esterno. Anche l'hard disk esterno ci sono dei programmi che bloccano proprio l'accesso via USB, adesso ve ne parlo. Comunque, comodo, comodissimo e utile e facile è salvare i vostri dati una volta al mese direttamente nel vostro hard disk esterno, senza dover andare a usare chissà quali programmi di backup. Semplicemente prendete, selezionate le cartelle che vi interessano, le prendete e le mettete nell'hard disk. Le prendete e le mettete in una chiavetta. La chiavetta la prendete, la mettete in un cassetto, ci scrivete sopra la data, se volete, e sapete che quel backup, chiamiamolo così, quel salvataggio l'avete fatto a febbraio, poi l'ho fatto a marzo, l'ho fatto ad aprile, avanti così. Semplice e indolore, veramente, senza stare a pensare a chissà che cosa. Lo avete salvato, è lì, senza nessun rischio. Se però ne volete sapere di più, c'è anche questo VeraCrypt, che è un programma che, come vi scrivo, permette di aggiungere password alle chiavette USB, ma anche agli hard disk esterni. In pratica, voi lo installate dentro il vostro hard disk o anche dentro il vostro computer, è lo stesso, tanto si collegano, e ogni volta che fate un spostamento di una cartella dal vostro desktop, dai vostri documenti all'interno dell'hard disk o all'interno della penna, lui, dal momento che avete inserito, vi dice inserisci la password, capite? Quindi ogni volta che tirate dentro qualcosa o tirate fuori qualcosa dall'hard disk o dalla chiavetta, lui vi chiede la password. Senza la password non potete entrare, capite? Può essere installato dentro l'hard disk, quindi lo fa solamente se entrate nel disco, o anche dentro il computer, in modo che quando collegate qualcosa vi chiede sempre la password. Quindi si può usare in entrambi i modi, capite? Si chiama VeraCrypt, è in parte gratuito, in parte a pagamento questo programma. Dateci un'occhiata, è fatto molto bene, è nuovo. L'ho trovato proprio di recente, qualche mese fa, funziona piuttosto bene. Quindi cripta i dati, quindi se dovessero rubarvi la chiavetta non possono leggere i dati, e in più vi chiede, blocca addirittura l'accesso attraverso una password. Quindi anche dovessero in qualche modo arrivare ai dati, perché sono comunque dentro, non possono leggerli perché sono criptati. Ultimo argomento è il cloud, molto velocemente. Ci sono due tipi di cloud, ce ne sono tantissimi, ma i due che vi volevo far vedere sono Google Drive e Dropbox. Ecco, il cloud che cos'è? La possibilità di salvare online, in una nuvoletta da qualche parte, i vostri dati, va bene? Però in più fa un'altra cosa, non solo li salva, li condivide. Quindi voi avete la possibilità di salvare i dati online e anche di condividerli se volete. Potete fare entrambe le cose o solo una cosa. Come si fa a condividere? Bisogna invitare qualcuno. Adesso non è un corso sul cloud, quindi lo faccio molto velocemente, ma voglio usare il cloud per farvi capire che si può usare anche questo per salvare i dati. Il cloud, ve lo faccio vedere qua, Google Drive, ad esempio, che è uno di quelli, vi dà 15 giga di spazio per inserire dati. Quindi vi crea una sezione all'interno del vostro account Google, all'interno della quale potete mettere documenti, foto, video, quello che volete, fino a 15 giga gratis. Se poi invece avete necessità di aumentare lo spazio, a pagamento si può aumentare lo spazio quasi all'infinito. L'unica scocciatura di Google Drive, se vogliamo trovarne una, è che i vostri utenti con cui condividete i dati devono avere anche loro Google Drive, se no non potete condividere. Però potete usarla semplicemente per caricare all'interno di Google Drive i vostri dati più importanti. Google Drive cripta in automatico i dati, quindi non ci sono particolari rischi.
può scocciare, lo capisco, sapere di aver inserito i vostri dati online, però vi assicuro che è piuttosto sicuro. E poi c'è Dropbox. Dropbox vi dà soltanto 2 giga di spazio, è gratuito, però in base a quante persone si collegano al vostro, alla vostra cartella, potete avere sempre più spazio. Mi sembra che, se non sbaglio, quando avete 3 o 4 utenti collegati, vi danno 5 giga, con 5 utenti ve ne danno 10, quindi aumenta in base a quanti amici, mettiamola così, quanti colleghi collegate col vostro cloud. Anche Dropbox è una cartella che sta online ed è una cartella che sta anche nel vostro computer. Potete scegliere di condividerla, mandare un invito a una persona o più persone che in contemporanea possono vedere i vostri dati, ma questa è la condivisione, è una cosa che in questo momento non ci interessa, però sappiate che si può fare. Ci interessa invece la parte della sicurezza. Anche Dropbox è piuttosto sicuro, vi dà la possibilità di salvare i dati online e di recuperarli con qualunque dispositivo, in qualunque posto del mondo, in qualunque momento. Basta ricordarvi il nome utente e la password. È un programma da scaricare, ok? L'ho fatto un po' veloce perché so che il cloud probabilmente lo conoscete già, ma magari non tutti lo avete collegato come possibilità per salvare i dati. Adesso queste sono le differenze, ve le ho dette, soprattutto è una questione di spazio, 2 giga per Dropbox, 15 giga per Drive. Poi sotto vedete ci sono anche il prezzario, adesso questo è aggiornato a quest'anno, poi magari cambierà, no? Però in linea generale la grande differenza tra i due è soprattutto di grandezze, 15 giga per Google Drive, 2 giga per Dropbox, ma ad aumentare. Ecco, io ho terminato, però naturalmente vi lascio le domande, vi guardo un attimo la chat che magari qualcuno ha scritto qualche cosa, prima di guardare la chat, sì, volevo... la mia email, sì, così sì, potete scrivere. Massimiliano, ciao. Sì. E ti volevo solo dire, allora noi abbiamo ricevuto anche intanto già le prime domande, allora sì. Io vi chiederei di mandare tutto a info@dze-csv.it, così noi raccogliamo tutte le domande, perché anche, sì, quello sì, è importante, e mettiamo poi a disposizione anche sul sito, così è più comodo e tu non vieni bombardato, facciamo un unico documento e ne selezioniamo, no? Devo fare i complimenti a Massimiliano perché è stato davvero molto interessante e adesso vediamo un po' se ci sono già prime domande. Ci siamo dati ancora un quarto d'ora fino alle 18:30 e poi, sì, come vi ho detto, possiamo affrontarli. La signora Francesca Albaldin ha una domanda. Prego. Può accendere, sì, il microfono? Grazie. Sì. Io mi chiedevo, lei prima ha detto il fatto di Google Drive. A me, sì, era stato detto che di non mettere mai foto all'interno di Google Drive perché non era sicuro. Questo parlo ancora prima di aprire l'associazione. È vero questa cosa o no? Beh, allora, se volete un consiglio, vi dico due cose. La prima, Google è sicuramente la ditta più importante a livello informatico al mondo, lo sappiamo, no? Però nulla è sicuro al 100%. È sicuramente il sistema di cloud più sicuro che avete, anche perché, da quello che so io, ad oggi non è mai stato aggirato in qualche maniera, a differenza di altri. Anche Dropbox non è mai stato aggirato, ma ci sono stati tanti tentativi. Ma se volete un mio consiglio, questo esterno alla parte informatica, io nemmeno metterei su Google Drive e su Dropbox dati personali. Chiaro che se dovete usarli per condividere è utile, è indubbiamente utile, però se sono dati molto importanti, guardate quello che ho in mano, una chiavetta, mettete tutto nella chiavetta e questa chiavetta sta in un cassetto e siete, questa è la cosa più sicura dell'universo, è l'unica cosa sicura, okay, perché non è collegata a niente. Capite? Questa è la cosa più sicura, però è anche vero che stiamo andando verso il cloud e questo è il futuro. Quindi per quanto possa un po' disturbare, domani, se non è domani, dopodomani useremo tutti il cloud, non solo per condividere, ma anche per mantenere i dati interni. Ripeto, Google, ho messo Drive e Dropbox apposta perché sono i due più famosi e più sicuri, ma ci sarebbe anche OneDrive, ci sarebbe anche iCloud, ce ne sono tanti, eh. Però quelli, okay, sono stati penetrati a livello informatico più di una volta, e soprattutto OneDrive che è di Windows, quindi attenzione perché ha qualche buco. Ok.
È stato molto chiaro, grazie. No, di cosa? Grazie a voi. Io vedo che c'è una domanda della signora Ramona, qual è l'opinione per la password con le impronte? Beh, perché no? Col cellulare assolutamente, se usate l'impronta digitale è sicurissima, non c'è nessun rischio, che io sappia non c'è nessun rischio. Quindi volentieri, però questo non vale per tutte le cose. Ad esempio per il cloud, come dicevamo prima, non si può accedere al cloud attraverso l'impronta digitale. Non ancora, arriveremo a quello, arriveremo a quello. Però ad oggi l'impronta digitale serve per lo speed, per l'home banking, se non vado errato, se non ci sono, o per la firma digitale magari, ma poco altro. E affidabile archiviare le password? Sì, dipende da dove le archiviate. Ripeto, se le archiviate dentro il computer, no. Non è affidabile. Se le archiviate qui dentro, meglio, ma meglio ancora usare un bel quadernetto. So che è una scocciatura, però se scrivete su un quaderno siete al sicuro al 100%. Un ladro vi ruba il computer, non vi ruba un quaderno. Chiedo scusa, Prego. la domanda era relativa all'utilizzo del software Dashlane. Ah, scusi, l'ho letto male io. Sì, no, certo che è affidabile, assolutamente. Lui è un cripta, oltre che conservare le password. Sì, naturalmente, tutti, anche quelli gratis, i sistemi di blocco password, di criptaggio password, di conservazione password sono fatti molto, molto, molto bene e sono quasi impenetrabili perché sono dei piccolissimi programmi e i virus non li vedono neanche. Quindi, tendenzialmente, da quello che so io, ma lo vedo anche dai dati, non dai dati online che potete vedere in quei siti che vi ho fatto vedere, non è successo mai che i programmi di conservazione password vengano bucati in qualche maniera. Quindi ben venga, però ripeto, quella cosa più sicura del mondo è il foglietto. Lo so che sembra poco professionale, ma è la cosa migliore. Bravissimo. Ci sono altre domande? Sono qui. Scusate se sono andato un po' di E corsa, allora, però ho bravo perché visto non hai che. fatto neanche una pausa, bravissimo. No, beh. Sì. Allora, se poi io vi ricordo, se ci sono domande specifiche che magari arrivano nei prossimi giorni, non ci sono problemi. Fate un confronto magari anche in associazione o vedete qualche problema che non è stato anche trattato o che ha bisogno di un approfondimento, mandateci tutto. Molto volentieri, guardate che serve anche a me, quindi Sì. fatelo E anche per me, volevo molto anche volentieri. dire, allora, noi abbiamo previsto anche uno sportello, se ci sono tematiche che un'associazione individualmente vorrebbe anche confrontare con Massimiliano, l'esperto, c'è la possibilità di prendere anche un appuntamento attraverso noi e poi lo organizziamo. No? Also, ganz wichtige Mitteilung, wenn jemand auch intern eine Thematik hat, die er behandeln möchte, individuell, nicht in der Gruppe und eine Beratung braucht, kann er sich jederzeit an uns melden und wenden. Und wir werden einen Termin ausmachen mit Massimiliano, der sich dann auch mit euch genau die Situation anschaut. Vielleicht auch in Situationen, wo es darum geht, Hauptsitz und vielleicht Zweigsitz oder wie auch immer in der Thematik jetzt mit Smart Working, wo Themen aufgetreten sind. Deswegen nur diese Möglichkeit nutzen. Complimenti, Massimiliano, qua arrivano anche i complimenti Grazie, in grazie. chat, e questo è importante perché è una tematica naturalmente impegnativa e è importante anche sapere queste possibilità di sicurezza. Sì, è molto importante veramente anche per la vostra vita quotidiana, non tanto, non solo per le Allora, associazioni. se tu sei d'accordo, io sicuramente noi facciamo, metteremo poi a disposizione le slides, però vediamo anche le domande che arrivano e accompagniamo quello che è stato detto con queste risposte alle domande. Così voi utenti, partecipanti, nell'arco dei prossimi giorni andate sul nostro sito del CSV e sotto Videotech Mediatech trovate l'evento di oggi che comunque l'abbiamo registrato anche e potete rivederlo e leggere anche le risposte. Va bene? Perfetto. Allora, ringrazio tantissimo, è stato molto Ottimo, grazie. interessante e alles Gute euch, un ringraziamento a voi affezionati che avete dedicato tempo anche venerdì pomeriggio. Spero di rivedervi presto. Domande naturalmente, anche proposte.
per tematiche che in questo ambito vi interessano, sono sempre molto benvenute. Va bene? Grazie mille, schönes Wochenende, bis bald. Massimiliano, grazie mille per la presentazione. Grazie. Grazie a voi. Grazie, grazie. Arrivederci. Grazie.